Cioè, il mio lavoro è quello di pulire le persone energeticamente, perché non siamo fatti di un solo corpo, ma più strati di corpi. E ho trovato molte persone, anzi il 90% delle persone, che sono veramente inguaiate, quasi tutte sono zombizzate. E come le testo con il biotensor, che è un attrezzo simile al pendolino, cioè noi siamo un'antenna e le microfrequenze che ricevi, cioè arrivano al braccio, e dal braccio a questo attrezzo chiamato biotensor, che è una specie proprio di antenna che vibra e ti dice sì o no a seconda di come l'hai cablato, diciamo, con la mente. Quindi queste persone, compresi i familiari, sono state zombizzate e non sapevo da che cosa, fino a che non sono arrivata nel tuo sito dove spiegava queste cose. Allora mi sono messa lì a testare queste persone, appunto anche familiari, e ho visto che arrivavano a delle frequenze. Che queste frequenze l'avevano, diciamo, zombizzato alcuni corpi. Ora non mi sto a soffermare quali corpi, perché tanto non penso non ti interessi No, 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 saperlo. però è molto importante quello che hai detto del fatto che diventano come dei zombie. Questa è una cosa Sì, importante. e alcune persone cambiano proprio personalità. È vero. Cioè, fai conto che se una persona, te la conosci, che è una brava persona, gli piace, è una persona corretta, gli piace magari stare in compagnia, ridere, scherzare, fare un certo tipo di lavoro, eccetera, con queste frequenze cambia totalmente e diventa un'altra persona. Cioè proprio tutto l'opposto possono diventare. Quindi mi sono preoccupata proprio per questo familiare che aveva cambiato personalità. E quindi io lo volevo, cioè sia questo familiare che una persona con cui ci lavoro. Non capivo come mai passano e passavano da un corpo, diciamo, da un comportamento istintivo da un comportamento razionale, scusa, a un comportamento istintivo. Qualcuno ha un comportamento emotivo. Così dal nulla, e non è possibile questo. Non si può passare la vita a avere degli sbalzi di umore che non c'entrano niente con la vita che ti gira intorno. È questo che mi ha fatto capire che c'era qualcosa che non andava. Sicché testa che tiri testa, ho trovato questi corpi che erano praticamente zombizzati. Ora, come li ho tirati fuori? Solo esclusivamente a livello energetico, a livello fisico no. Come hai detto te, il discorso del sistema nervoso centrale rimane scosso. Sì, però a livello energetico no, a livello energetico si modifica, ancora è possibile, perché il livello energetico non me lo, no, loro non me l'hanno rovinato del tutto. Comunque è il mentale praticamente quello che viene preso preso in esame, e riesci a se te riesci a straniarli da certi tipi di frequenze, da certi tipi di persone, loro, quelli che mi hanno poi detto grazie di averli puliti, insomma, energeticamente, eccetera, si sentono come se prima erano in una bolla. Che diciamo fino a ieri non gli fregava niente del vicino, il giorno dopo il vicino lo vorrebbero ammazzare. Cioè, proprio fanno delle cose inconsulte, te dici: ma perché fino a ieri del vicino non te lo guardavi nemmeno e oggi questo vicino lo vorresti buttare dalle scale? Cioè, fanno delle cose cioè intervengono sul sistema nervoso in una maniera che poi si capisce come mai si buttano dalle scale, ammazzano figlioli, Brava. fanno delle cose che te dici: ma da dove l'hai presa questa cosa? Che io ti conosco, ti conoscevo, comunque pensavo di conoscerti, e invece no, non conosce affatto la persona, gli è cambiato il sistema. E queste due persone di cui io ho pulito, perché sono, diciamo, intorno a me, oggi possono dire che
stanno parecchio meglio, no? Che non sono più zombizzati come prima, ecco. Però io da qualche parte dovevo pur cominciare, anche perché non volevo lasciare, diciamo, niente al caso. Poi mi sono accorta un giorno, anzi in due occasioni, che l'hanno fatto con me, mi hanno praticamente rovinato, perché io lo sento arrivare dall'alto, lo Ma sento sento, diciamo. un'energia, una frequenza o un disturbo proprio? Sento un'energia, poi dopo ci è attaccata una frequenza e è come se ti spaccassero il cervello in due. Praticamente entra dentro a botta, entra nel cervello, entra nel fisico, a me personalmente sullo stomaco, e diventi un cencio. Da lì in poi non può più fare niente. Vomito a diritto. Due volte in quest'anno mi è successo già. Secondo me, con una macchina radionica, tentano di farmi credere che quello che vogliono loro. Modulando la frequenza dei centri nervosi può cambiare lo stato fisiologico della persona e lo stato mentale. Sì, anche perché secondo me questi che mi hanno fatto sentire male, penso che abbiano capito che co di cosa ero in grado di fare, perché l'ho tirate fuori queste persone dalla zombizzazione. Oppure volevano farmi anche, diciamo, diventare anche a me zombie. Comunque, secondo me, fino a un po' di tempo fa c'ero anch'io dentro lo zombie andante. Ma Perché un dormivano? giorno sono tornata dal lavoro, io sono una persona molto solare. Sono tornata dal lavoro, mi sono messa a sedere sul letto e ho detto: io voglio morire. E queste parole, fai conto che io è come se le sentissi per la prima volta. È come se le Ah, sentissi da cioè, te che ti conosco da poco, come se capito? loro ti mettevano dei messaggi Sì, subliminali, delle sì, voci che sì, ti sì, facevano credere che te dovevi fare quel gesto. sì. Certo. Che Hai dovevo visto? morire o comunque che la mia vita era uno schifo, che invece non è vero, io non ne penso Sì, assolutamente, ma non io vedi sono una queste persone che persona. impazziscono, prendono la mannaia, ammazzano tutta la famiglia e poi telefonano alla forza dell'ordine e dicono: ah, ho sterminato la mia famiglia, adesso mi sto fumando la sigaretta. Sì, Arrivano sì. lì e quelli sembrano come dei zombie. Dici: ma perché l'hai fatto? Ah, no, così perché ci ho litigato, l'ho ammazzati tutti. Ci stanno Sì, cose e veramente invece strane. quella signora che ha lasciato la bimbina in macchina sotto il sole 4 ore, anche quella lì l'hanno zombizzata ben bene, poi quando lei si è svegliata si è resa conto di quello che era, cioè che non era nel mondo fantasioso che pensava, ma questa è una cosa che non dovrebbe succedere, o comunque secondo me è un effetto collaterale che loro non hanno considerato, perché poi se hai visto la televisione dicono: ma succede, perché te non è vero un cazzo, non succede, Brava. non deve succedere questa cosa qui, siete voi che l'avete fatto succedere. Allora poi dopo lei è poverina, però lei sarà tutta la vita, ha ammazzato una figliola. Cioè, ma queste sono cose che siamo arrivati a dunque, siamo arrivati alla frutta. Cioè, per questo che io, cercando e studiando in tutti i mo modi particolari di tirarmene fuori da questa zombizzazione, e anche le persone che mi stanno intorno, perché vedo che i miei genitori, come tutti i genitori, diciamo, di tutta Italia, sono devoti alle medicine, tanto sto male, devo prendere per forza questo. Ma la dottoressa mi ha detto di mangiare questa roba. Mamma, ma ti fa male? Ma me l'ha detto lei? Se me l'ha detto lei, va bene tutto. Ah sì, ma con il tuo cervello non puoi pensare, ormai non ce l'hai più. Hai visto a E che cosa siamo. gira? Tutto gira sulle società farmaceutiche, sulle Sì, lobby, sì. i dottori a forza ti danno dei farmaci che devi prendere per forza, che costano tantissimo. C'è tutto un giro dei miliardi, tutto un giro di patologie, manipolazioni, costringere le persone a fare quello, a fare quell'altro. Adesso tutte le persone incominciano ad avere la dipendenza dei telefonini, dei cellulari. Se perdono il cellulare, oddio, ho perso il cellulare, perché sono collegati tutti al famigerato Sì. microchip che sta all'interno del telefono, che sta all'interno della rete, che ci collega con tutti i sistemi esistenti al mondo, cioè con i satelliti, con i GPS, con i wireless, con i Bluetooth, tramite internet. È
E poi le persone dicono, Sì, oddio, ma sì. come fanno a sapere le altre persone quello che mi succede? E ti credo, sei collegata alla rete, poi metti tutto sulla rete, qualunque cosa che fai, pubblichi tutto sulla rete, Vero, vero. automaticamente sei una persona pubblica. E le persone non lo capiscono questo. Ma lo sai quante volte io ho pensato di cancellarmi da Facebook e non ci sono ancora riuscita? Perché lì Tante volte. praticamente tante persone come se gli creano una sorta di dipendenza. Sì, è E vero, quella dipendenza rimane continua. Cioè, anche solo la sollecitazione di farti andare su internet, è vero. loro Di ti vedere costringono anche anche quello di che è. vedere, ma loro ti costringono ad acquistare un contratto telefonico o ad acquistare una Sì. SIM telefonica e te lì spendi dei soldi. E fatalità, le società che incassano questi soldi, chi sono? Società massoniche o società delle lobby telefoniche che operano attraverso le reti mondiali delle società che comandano il mondo, che governano il mondo e incassano miliardi, miliardi, miliardi e miliardi. È questo il gioco, il loro scopo. Creare Certo. proprio dei zombie Però radiotati. ci sono degli effetti collaterali che loro non avevano considerato, come Certo. quella della signora che ti dicevo, che questo è un esempio, ma come quello che hai detto te, che ammazza, prende la mannaia, si ammazza tutta la famiglia e poi dice: ah, già, ma questi erano miei parenti, poverini, e poi via, va bene, allora mi suicido perché aveva sensi di colpa, chiaramente, perché poi questi poveri cristi poi vengono catapultati nella realtà che poi loro non riconoscono più, perché te è come quando te prendi una droga molto forte, diciamo ti sballa forte, almeno io l'ho sentito da metà perché io non ho mai preso droga in vita mia. Dice, ti sballa forte, poi quando ritorni, te sei in un mondo che ti dici: no, io voglio ritornare di là. E quella è la dipendenza, perché se no, se te tu non fossi stato bene, non riprovi nemmeno più, no? E quando vieni sballato di qua, questa realtà è talmente brutta che te non ci vuoi stare. E certo. E quindi ti fai 2 più 2 che fa 4, va bene, via, riprendiamone un'altra volta, ma tanto sono in grado di smettere. È quella che poi ci sei già dentro fino all'occhio, Ma diciamo. certo. E niente, diciamo così che non c'è soluzione. Io sto cercando, diciamo, energeticamente di trovare un equilibrio o comunque di riportare i corpi in equilibrio e ho visto che è l'unica soluzione per ora. In che regione sei? Toscana. Ah, in Toscana. Mi stavi dicendo che te vivi in un appartamento che è separato dalle altre case, dove praticamente non ci sono campi elettromagnetici, cioè non ci sono No. ripetitori wireless. No. Proprio perché, siccome le persone che mi stanno accanto hanno un'età minima di 60 anni in su, cioè diciamo a destra ho dei novantenni, a sinistra ho dei settantenni, non hanno né solo il televisore e solo la luce, quindi non hanno wireless, non hanno soltanto una persona qui davanti che però è talmente lontana che mi arriva. Cioè molto leggera, quindi non ho campi di wifi o Bluetooth, a meno che non lo accendo io, ecco. Quindi sono abbastanza fortunata, diciamo, fra virgolette, per quello che forse mi sono un po' svegliata. Io penso che sia per quello, perché poi anche il paese è denuclearizzato, come c'è scritto in tanti paesi, non ci sono fabbriche. Non ci sono ripetitori vicini, E però le persone quindi vengono sempre buono. manipolate attraverso la rete elettrica, perché la rete elettrica sta da tutte Sì, le parti. Purtroppo è quello il problema. quello. Diciamo che se te sei manipolato 70, io sono manipolata 10, eh? Diciamo così. Certo, perché le radiazioni che te assimili attraverso il corpo, in quel paese dove stai, praticamente non ci sono. Durante la notte. Invece noi, essendo in una città, abbiamo le radiazioni che non provengono dal nostro appartamento, ma provengono dagli appartamenti che ci circondano. E queste persone magari non si accorgono di niente di quello che subiscono, o tanti si ammuttiscono di sonniferi e quindi dormono durante la notte. Invece noi abbiamo delle sollecitazioni attraverso queste frequenze e non riusciamo più ad entrare nell'ora REM. E infatti ci svegliamo di continuo durante la notte.